Ciao amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi impariamo la tecnica del legno invecchiato sul biscotto, applicabile anche sul cioccolato. Per questa tecnica occorre del colorante bianco, dell'amido di mais e un biscotto al cioccolato. In una ciotolina mescoleremo un cucchiaino di amido di mais con un cucchiaino di colorante bianco e otterremo una sorta di pappetta. Eccola qui. Questo preparato lo andremo ad applicare sul nostro biscotto con l'aiuto di un pennello morbido, piatto e abbastanza grande. Allora, intingiamo il pennello nel nostro preparato e lo andiamo a tirare proprio come se fosse una vernice, uno smalto. Uguale, anziché avere il pezzo di legno, noi abbiamo un biscotto. Se noi applichiamo una piccola dose di prodotto, otterremo un effetto invecchiato più fitto. Mentre se applichiamo più prodotto avremo un effetto invecchiato più grande, quindi delle crepature più grandi. Ecco, lo applichiamo su tutto il nostro biscotto. È un lavoro molto semplice e bellissimo da fare anche con i bambini. Non occorre nessuna preparazione. Molto semplice. Una volta che noi abbiamo distribuito tutto il nostro prodotto sul biscotto, non ci resta altro che farlo asciugare. Beh, ci vuole un po' di pazienza, un'oretta di tempo a temperatura ambiente o, se possedete un essiccatore, una mezz'oretta. È passata un'ora e i nostri biscotti sono asciugati. Ecco qui il risultato finale. Con meno prodotto, con più prodotto. Come vedete, l'effetto legno è molto diverso, è più fine e meno fine, più largo. Nel frattempo io mi sono preparata delle roselline che andrò ad applicare sopra il biscotto. Ecco qua, mi sono preparata della ghiaccia che ho colorato con del verde. Ho messo un beccuccio del numero 2 e vado a fare una sorta di ghirlanda sul nostro biscotto. Ecco qua. Adesso cambio beccuccio, metto un beccuccio per foglia. Ghirlanda è terminata, il biscotto è finito. Un'ora di asciugatura, dopodiché lo potete confezionare. E questo è l'effetto che si otterrà invece sul cioccolato. Ecco qui.
è un effetto molto bello. La tecnica è sempre la stessa, col pennello, amido di mais, vi ricordo un cucchiaino di amido di mais, un cucchiaino di colorante Americolor, si mescola bene, si tolgono i grumi, con un pennello a setole morbide si va a stendere sul cioccolato. Qui ho dato delle sfumature con del colore in polvere marrone per fare un effetto ancora più invecchiato. Poi ho fatto della lavanda, le mie roselline e ho applicato un nastro in raso. Se vi è piaciuto il mio video mi potete seguire sulla mia pagina Facebook e sul canale YouTube digitando Rossella Repetto. Ciao, alla prossima!